sono qui all'Aurum di Pescara con Pierluigi Zappacosta, mitico imprenditore che ha fondato a suo tempo la Logitech, e oggi è qui per dare un lustro ai giovani che si stanno cimentando in questo impegno. Cosa... No, il lustro lo danno loro. Loro sono giovani, io sono vecchio, non faccio più niente, loro fanno le cose, quindi il lustro sono loro che lo danno a me e non viceversa. E non so. Non abbiamo molto tempo perché la stanno aspettando, quindi una domanda sola a cui può dare una risposta. Lei rappresenta il tipico esempio di cervello che è stato costretto oppure comunque ha scelto di emigrare dopo aver fatto una scelta particolare umanistica, avendo fatto il liceo classico a Chieti, Giambattista Vico. Nel suo percorso scientifico, l'aver fatto uno studio umanistico le è stato sicuramente utile. Cosa può dirci in merito e dare anche un contributo per i giovani che si stanno cimentando in un futuro universitario? Ma di sicuro sono felicissimo di aver fatto il classico e nel piccolo discorsetto che farò leggerò una piccola poesia, no? Quindi, Catullo. no, no, non è di Catullo, è di Hermann Hesse. Quindi no, chiaramente come formazione personale il classico è stato fondamentale per me. Però poi ho fatto ingegneria, quindi in realtà se uno può avere la ricchezza della formazione liberale, come si chiama in America, liberal art, no? Gli studi per essere un uomo libero erano considerati dai romani, no? Se si può avere quello insieme poi con anche una competenza tecnica, certamente questo è l'ideale. Comunque, insomma, il mondo è vario, ci sono possibilità per tutte le capacità, tutte le esperienze. Io penso che l'industria, il web così grande, con possibilità così grandi e varie, veramente permetterà a tutti tutte le competenze di esprimersi. Non c'è solo una ricetta, grazie a Dio. La ringraziamo perché lo stanno aspettando e buon lavoro. Grazie, grazie.